Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e benvenuti in questo video recensione per la Ludo Narracon 2021. Questa è la quinta recensione e oggi parliamo di Suzerain. Suzerain è sviluppato da Torpor Games ed è distribuito da Fellow Traveler, gli organizzatori di Ludo Narracon, ed è un titolo in cui impersoneremo questo semi-dittatore in un periodo che scimmiotta un po' il periodo della guerra fredda. Scimmiotta nel senso che non c'è nessuna ambientazione realistica in un contesto preciso, tutti gli stati che vengono nominati sono con dei nomi fasulli, anche se viene precisamente indicato un blocco che è vicino a idee di comunismo e un blocco che è vicino a idee di capitalismo e libero mercato, per cui si capisce bene che si sta parlando di un contesto di guerra fredda, ma non sono citati gli Stati Uniti perché c'è un altro Stato che è a capo, insomma, del blocco capitalista, e c'è un altro Stato, non l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, per rappresentare i comunisti. Ci troviamo in una zona intorno a un mare in cui ci sono vari stati, c'è il nostro stato, ci sono altri stati confinanti, in cui ognuno ha le proprie dinamiche. Noi siamo un semidittatore, dico perché veniamo eletti come presidenti della Repubblica all'inizio del gioco, dopo una piccola ambientazione iniziale, e da lì sta a noi. Come molte repubbliche dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci troviamo in una situazione in cui la Costituzione è a metà, nel senso che il Presidente della Repubblica ha dei poteri molto forti, ha veto assoluto sulle decisioni del Parlamento e non può essere giudicato dal Tribunale. Per cui non è un dittatore perché non ha potere assoluto, però ha quasi potere assoluto. Starà a noi, tramite le varie decisioni che avremo nel lungo della partita, decidere se indirizzarci verso una via più democratica o indirizzarci verso invece una via più autoritaria. Allo stesso modo avremo la possibilità sia di avvicinarci al blocco capitalista sia di avvicinarci al blocco comunista, con entrambe le possibilità di commissione tra le varie due, per cui possiamo essere capitalisti dittatoriali oppure comunisti dittatoriali oppure entrambe le cose con una visione più democratica. Potremmo anche decidere di non schierarci né da un blocco né dall'altro e stare, insomma, per conto nostro. Avremo una completa gestione di quello che è lo Stato. Questo si sviluppa quasi praticamente solo tramite dei dialoghi, nel senso che noi avremo gli incontri con i nostri ministri, gli incontri con il Parlamento, gli incontri con la Corte Costituzionale, gli incontri con dei rappresentanti del popolo, gli incontri con dei rappresentanti della Chiesa, gli incontri con dei rappresentanti delle minoranze, comunque delle situazioni ufficiali in cui incontreremo dei capi di Stato, incontreremo delle personalità importanti, andremo a una sorta di Nazioni Unite, diciamo, che anche là ha un nome diverso, come anche la NATO ha un nome diverso, il Comintern ha un nome diverso perché sono tutti in un universo simile a quello che è successo, insomma, nel periodo della guerra fredda, ma comunque non identico. E in tutti questi eventi qua, in base alle risposte che decideremo di dare, in base alle scelte che faremo, in base alle leggi che voteremo, in base a dove decideremo di investire il nostro bilancio statale e investire il nostro bilancio personale, avremo degli esiti completamente diversi. Questo dà proprio via a tantissime strade differenti, in cui potremo sia andare in bancarotta con lo Stato, causare delle rivoluzioni, oppure conquistare bellicamente i nostri vicini, oppure, appunto, come dicevo prima, indirizzarsi verso una dittatura assoluta, continuare invece democraticamente, essere rieletti, non essere rieletti. Ci sono anche tante condizioni di game over. Guardando su Steam, nelle recensioni che erano presenti sotto il gioco, ho visto che varie persone si sono un po' lamentate per il fatto che può essere un po' frustrante, perché è molto rigiocabile, ma non è molto facile rigiocarlo, nel senso che la sua durata, che è comunque di circa una decina di ore, anche abbondanti, facciamo più 15, 12-15, prima di arrivare a un finale, a meno che non ci sia un game over subito, molti di quelli saranno dei dialoghi in cui che dovremo rivederci completamente in una seconda run, e molte cose si svilupperanno allo stesso modo,
E quindi rende un po' pesante e ripetitivo cercare di fare più e più partite, perché non c'è la possibilità di inserirsi ad un certo punto o in un altro punto, perché ogni dialogo ha delle scelte che vanno a influenzare le cose, però può essere noioso appunto dover intervenire su più e più dialoghi per poter rientrare. Infatti, come dicevo, delle recensioni negative dicono: io ho avuto un game over, vorrei vedere delle altre scelte, degli altri finali, visto che possono esserci tantissimi finali diversi, ma è troppo pesante il dover pensare di riniziare da capo e delle 15 altre ore che devo fare, buona parte sono ripetizioni di cose che ho già visto, ho già vissuto, so già come vanno. Quello che mi è molto piaciuto di Suzerain è che nonostante noi abbiamo semplicemente questa mappa e questi dialoghi, riesce davvero a immergerti in modo enorme nel personaggio, perché noi avremo tantissime situazioni diverse, tantissimi pesi diversi e responsabilità, e in molte situazioni mi sono sentito anche in colpa perché, per esempio, non ho deciso di investire dei soldi nella sanità pubblica perché non avevo più soldi, di non potenziare l'industria bellica perché non avevo più soldi. Io ho deciso di investire più soldi nell'istruzione, ho deciso di investire più soldi nei diritti dei lavoratori, ho deciso di investire più soldi per le pari opportunità maschili e femminili, ho deciso di investire per un'autostrada piuttosto che una linea ferroviaria ad alta velocità, ho deciso di non allearmi con gli oligarchi che hanno invece molti soldi, privatizzano molto e possono anche finanziarti. Ho deciso di non prendere bustarelle, di non farmi corrompere, anzi di fondare il primo corpo di polizia anticorruzione all'interno dello Stato. E questo mi ha portato a un determinato esito, in cui appunto certe volte mi sono sentito amareggiato per non aver potuto investire nella sanità, per non aver potuto impedire delle morti della popolazione, o lo scontento che si vede in alcune situazioni. Oltre a ciò, spesso nella mia famiglia, nei momenti in cui il gioco ti mette a confronto con tua moglie, i tuoi figli, è difficile spiegare cosa hai fatto e perché, e che in realtà non c'è una via di fuga, un modo per salvare tutti, capra e cavoli, che ci sono tanti compromessi e questi compromessi fanno male, e che c'è tanto gioco politico dietro alla politica. Per cui anche in quel caso, se voglio far passare la legge in Parlamento, devo per forza avvicinarmi a uno o all'altro, scendere a compromessi con la parte più democratica, che però è all'opposizione, oppure scendere a compromessi con la parte più reazionaria, che è all'interno del mio partito, o la parte più conservatrice, più di estrema destra, diciamo tra virgolette, del mio stesso partito. È molto difficile ed è molto bello, perché nelle gioie e nelle difficoltà si può vedere in completo quello che sono quei 4 anni di carica del personaggio che noi andiamo a interpretare. È davvero spettacolare dal mio punto di vista, e in questo non posso che consigliarlo all'interno della LudoNarracon come gioco, perché è tutto basato sulla narrazione. Per cui è una narrazione che ha un livello davvero molto alto per riuscire a intrecciare tutto e riuscire a fornirti comunque una sensazione così viva, così capace di farti provare le stesse sensazioni che una persona si sarebbe trovato a provare in un contesto storico-politico simile a quello che viene descritto. Lo consiglio, come tanti altri vedo che lo hanno consigliato prima di me. Ero un attimo scettico, infatti, se avete visto le mie live, non gli avevo dato inizialmente una votazione molto alta, ma è uno di quei giochi che né dal trailer né dalle immagini puoi capire. È davvero proprio un'esperienza da provare e affrontare, insomma, da solo. Detto questo, concludo dicendo che ho fatto una sola run
e non ho al momento avuto tempo di rigiocarlo una seconda volta. Sono arrivato alla fine dei miei 4 anni, ma sono arrivato a un game over. Nel senso che sono riuscito a salvare molte situazioni, ma non tutte. E la situazione è molto spinosa perché ci sono molti problemi economici, c'è un'inflazione molto alta, c'è una grande analfabetizzazione, ci sono problemi di sanità, ci sono problemi di relazioni interstatali, per cui è abbastanza complicato riuscire a salvare tutto e non ce l'ho fatta. In molte cose ce l'ho fatta, in altre no, e sono rimasto molto triste quando sono arrivato alla schermata di Game Over perché ho visto infrangersi molte delle cose in cui avevo creduto molto e investito molto nell'arco della mia partita. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto e ci vediamo nella prossima recensione. Ciao a tutti!